In questo video parliamo dei 5 più grossi errori che si fanno quando si corre. Se ti accorgi che fai uno di questi errori o ancor peggio più errori, il mio invito è di fare tanti esercizi di tecnica di corsa, tanti esercizi di postura e di stare molto attento alla tua tecnica di corsa quando poi vai a correre. Il primo errore, il più grosso che si può fare è correre con i piedi storti, quindi correre così. Come vedi, se io corro con i piedi storti, sono storte anche le mie gambe e sono storte anche le ginocchia. Quindi la prima cosa che devi imparare è tenere i piedi dritti. Se hai i piedi storti, devi fare tanti esercizi per raddrizzare questi benedetti piedi. I piedi vanno tenuti dritti, evitando di fare questi errori. Innanzitutto vai più veloce, perché migliora la tua biomeccanica di corsa, migliora la tua tecnica di corsa, quindi sei più efficace e quindi alla fine vai più veloce. Seconda cosa, forse ancora più importante, ti direi ancora più importante: se tu corri bene rimani in salute. Se fai degli errori, se corri storto, è molto facile che poi vengano dei problemi, che vengano gli infortuni e avrai problemi di salute. Quindi la cosa importante quando si corre è avere una buona tecnica, soprattutto per rimanere in salute, che deve essere il tuo primo obiettivo. I piedi non solo vanno tenuti dritti, ma vanno anche usati. Se tu corri così, no? Se corri così con i piedi storti e alla fine vedi che non spingo, perdi un sacco di energia e perdi un sacco di velocità e perdi un sacco di opportunità per andare poi più veloce. La cosa importante è appunto tenere i piedi dritti e poi spingere bene con il piede, no? Quando corri devi spingere bene con il piede. Questo è assolutamente molto molto importante. Così facendo sarai automaticamente più veloce. Se lavori bene con i piedi è molto più facile che poi lavori bene tutto il corpo. Errore numero 2 è lo stare seduti, quindi correre con il bacino all'indietro, no? Adesso sto esagerando, però quando si corre così sei assolutamente inefficace. Oltretutto fa malissimo la schiena, perché essendo piegato vai a sovraccaricare la schiena, quindi è molto facile che tu abbia poi dolori alla schiena. Quindi per evitare tutto ciò e per correre poi più veloce, cerca di tirare in avanti il bacino. Il bacino va tenuto in avanti e la schiena va tenuta dritta. La cosa molto importante è che quando tu corri il piede deve atterrare sotto la testa, perché se il piede atterra sotto la testa vuol dire che la tua biomeccanica è ottima. Se il piede atterra sotto la testa sono più leggere e vado automaticamente a spingere in avanti. Se il piede atterra davanti, vedi che io vado indietro, quindi alla fine vai a frenare. Quindi mi raccomando, il bacino si porta in avanti. Quindi passiamo all'errore numero 3, quindi quello di stare in avanti con le spalle, che automaticamente viene se stai indietro con il bacino. Se stai indietro con il bacino, vengo avanti con le spalle. Se vado avanti con il bacino, automaticamente anche vado indietro con le spalle. Quindi se io ho un'ottima postura, quindi se atterro con il piede sotto la testa, il mio bacino è bene in avanti, le spalle sono indietro, già sono ottimi segnali che la mia tecnica di corsa, la mia postura è assolutamente ottimale. Passiamo all'errore numero 4, quindi le braccia. Le braccia sono molto molto importanti. Le braccia le dobbiamo portare indietro e non è che possiamo lasciarle alla partenza. Quindi è anche molto importante che le usiamo bene. Anzi, le braccia sono assolutamente molto importanti. Con le braccia riusciamo anche a spingere quando corri. La cosa molto importante è tenere le braccia un pochettino, diciamo, alla boxer, quindi con i piedi rivolti verso il petto. Quindi il tuo obiettivo deve essere di usare sì le spalle, usare sì le braccia, cercando di risparmiare al massimo le energie. Quindi correre praticamente in questo modo, no? L'errore numero 4 è tenere le braccia tese. Se tu corri con le braccia tese, automaticamente pesano, diciamo, di più e quindi vai in avanti con le spalle. È chiaro che se io corro con le mani in su, rivolte verso il petto, come devi correre, è chiaro che riesco ad avere un'ottima postura e stare poi bello dritto con la schiena e correre così. Se tengo le braccia dritte è un casino, perché alla fine pesano di più, perché ovviamente il baricentro si sposta poi in avanti, automaticamente poi vado in avanti con le spalle. E si va poi a correre così, che oltre a essere brutto a livello estetico, è anche assolutamente deleterio per quella che è innanzitutto la biomeccanica di corsa, perché va a frenare in secondo luogo, è assolutamente deleterio per spalle e schiena. Quindi le mani si tengono rivolte verso il petto, chiaramente si muovono le braccia, usiamo bene le spalle, andiamo avanti indietro con il gomito, cercando di risparmiare il più possibile energie. Quindi andiamo praticamente a correre poi così, ta, ta, ta. L'errore numero 5 è la testa. La testa va tenuta indietro. La testa pesa circa il 10% del nostro peso corporeo, quindi è abbastanza pesante. Se la tieni in avanti, è chiaro che se tengo la testa in avanti pesa ed è facile che vada avanti con le spalle. Se voglio stare dritto, è chiaro che la mia testa deve anche stare dritta e stare bella
all'indietro. La cosa che devi fare è guardare dritto verso in avanti. Se io guardo dritto, è chiaro che è molto più facile che la mia testa poi sia dritta. Se io guardo per terra, vedi che già io vado in avanti con la testa, vado in avanti con le spalle, vado indietro con il bacino e quindi è una sorta di spirale, tutto è collegato. La tecnica di corsa è molto molto importante sia per correre più veloce sia soprattutto per rimanere in salute, quindi mi raccomando, quando corri, se vedi che fai uno di questi errori o ancora più errori, cerca di migliorare quella che è la tua tecnica di corsa, ne va sia delle tue performance sia soprattutto della tua salute. Io con questo ho finito, mi auguro di averti dato qualche consiglio che ti possa essere utile. Se hai altri consigli da aggiungere assolutamente puoi scriverli qua sotto nei commenti e con questo ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio, mi raccomando, sempre a canna, ciao.